Ferro, le ore 6:48, è in partenza dal binario 2, ferma in tutte le stazioni, prima classe, testa treno. Il treno da Mosca, direzione Ferro, le ore 6:48, è in partenza ora dal binario 2, ferma in tutte le stazioni, prima classe, testa treno. Con la terza. Il treno da Mosca in direzione Belgorod, le ore 6:48, è in partenza dal binario 2, ferma in tutte le stazioni, solo prima classe e testa treno, poi si invitano i gentili accompagnatori a scendere. Il treno va, ferma in tutte le stazioni, prima classe, testa treno, ultima, coda treno, carrozza fumatori, al centro, gli accompagnatori scendono. Si informano i signori passeggeri che dalla stazione di Moskva-Kursk è possibile prendere il treno in direzione... Tremilo! Che è possibile prendere il tram in direzione... Tremilo! Che è possibile prendere la metro in direzione... Tremilo! Tutti gridano... Tremilo! Il Cremlino! Con tutto quello che gli ho sentito dire, io il Cremlino non l'ho mai visto. Ho girato Mosca quante volte? Mille volte, con la sbronza, post sbronza, destra, sinistra, nord, sud, e io il Cremlino non l'ho mai visto, neanche ieri sera, avevo bevuto una vodka al coriandolo e volevo vedere il Cremlino, mi metto sulla strada, destra o sinistra, vabbè poco importa, perché tanto alla fine si finisce sempre alla stazione di Kursk, si finisce sempre alla stazione di Kursk, anche quando vuoi vedere il Cremlino, e io il Cremlino non l'ho visto neanche ieri sera! Bellissima, il treno che ci parla da 30 minuti. Invitiamo, signori passeggeri, a fare per evitare il senso di conto. C'è un negozio aperto in piazza? C'è il ristorante della stazione. Ieri sera desidera qualcosa? L'Oxeres è terminato, però abbiamo bistecca, pompe di vacca, abbiamo delle pompe di vacca che sono buonissime. No, è per le pompe di vacca? Avete l'Oxeres? Le ha risposto, signore. Ah! E che cosa mi ha detto? Che è terminato. L'altra sera. È andato a te. Razvitali, abrini. Si può abbassare il volume? Abbassa? Desidera qualcosa? Dell'Oxeres? Gli ho detto che non c'è l'Oxeres. Avete le poppe di vacca e non avete l'Oxeres? Corretto. Avete una cantante e non avete l'Oxeres? Corretto. Avete un lampadario? È bello, bellissimo, ma è troppo grande. Se dovesse cadere in testa qualcuno, ci rimarrebbe secco senza neanche un goccetto di Xeres. Avete un bel lampadario, ma non avete lo Xeres. Devo ripetergli in russo, signore. Una signora Xeres. Ma hanno detto che qui c'era lo Xeres. E gli hanno detto una cazzata, perché lo Xeres c'era mai ieri. Oggi abbiamo solo pompe di vacca e una cantante con una voce troppo alta. Basta. Anzi, la cantante c'era anche ieri. E cantava meglio, perché ieri c'era lo Xeres. Oggi abbiamo solo delle pompe di vacca. E abbiamo anche un lampadario pesante, pesantissimo, che purtroppo non si è mai staccato. Sarebbe meraviglioso che questo lampadario si staccasse e mi crollasse in testa. Questo sarebbe forte, più forte di uno stupido bicchiere di Xeres. Un goccetto gli farebbe bene. Lo so, ma è finito. Allora aspetto. Aspetta cosa? Non lo so. No, aspetto da te, aspetto schi. Dalla ragazza che amo, ho comprato i regali. Devo dire ancora qualcosa? Io vengo dalla Siberia e sono orfano. E
e ho il vomito. E tanto se ci fosse un concerto non serve una cosa. Schifosa! Fuori! Mi chiedo scusa! Mi chiedo scusa, ma dovevo chiedere a voi! Che vergogna! Il treno guarda è in partenza. Direzione Vetuschini! Dove ci sono i ciliegi? E dove il sole non viene mai coperto dalle nuvole? Vetuschini, dove non serve cercare il Cremlino, perché lì il Cremlino nessuno l'ha mai visto. Vetuschini, dove tutto è perfetto, dove ho bisogno di andare. Thank you.
amabilissima e biondissima squadrina. Clemenis, no, Clemenis, questa cosa va raccontata seriamente. Ah, come se fossimo abituati a raccontarci le cose seriamente, Mosca Petuschia, un litro e mezzo. Clemenis, come si fa a raccontare le cose seriamente? Come si fa? Magari partendo da questa bottiglia? No, Clemenis, questa... Questa è vuota. Clemenis. Mosca Petuschi! Mosca Petuschi è un litro e mezzo, sono le regole di conoscere. L'hai finita tutta? Venice è troppo! No! Non c'è nulla da Mosca Petuschi che sia troppo per Venice! E allora vorrà dire che mi racconterai anche la ragazza che ami, eh? Quella di Petuschi? Sì. Partirei dal compleanno. Il compleanno. Quando ho compiuto 20 anni mi sentivo tremendamente solo e triste. Sono venuti a trovarmi due miei amici. Mi hanno portato... Due bottiglie di vodka. Sì, e un barattolo di pomodori ripieni. Era evidente che quei pomodori ripieni mi mettevano un'angoscia tremenda. Così ho pianto. Anche al compleanno dei miei 30 anni mi sentivo solo e triste. Sono venuti altri 3 miei amici. E ti hanno portato 3 bottiglie di vodka, un po' di malinconia e un barattolo di peperoncini ripieni. Un'angoscia tremenda, sì. Anche al compleanno dei miei 30 anni mi sentivo solo. Sì, ma ora non lo sei. No, Clemenis, ora non sono più solo, no, perché sono 12 settimane, 12 settimane che mi comprendono, non è bellissimo? È così bello essere compresi. E questo è il 13° venerdì! E lei sarà lì, sul marciapiede della stazione di Petuschi, a raccogliermi! E non è bellissimo, perché sul marciapiede ci siamo conosciuti per la prima volta! E non poteva essere altrove, perché lei sul marciapiede ci vive! Lei è questa sorta di donna, Angelo, con la treccia che le va dalla nuca al culo, e occhi bianchi, bianchissimi. La prima volta che l'ho conosciuta era il compleanno di qualcuno che non mi ricordo, uno di quei compleanni dove si beve vodka e si mangia qualcosa di ripieno. Un'angoscia tremenda. Io ero sul marciapiede e avevo bevuto. Aveva bevuto anche lei e ballava in questo fumo infernale con altre 3 zoccole. Allora io ho cominciato a mischiare la vodka con altre cose perché volevo capirci meglio. Ma tu sei Vinicka? Sì. Intendo quello che fa lo scrittore. Sì, sono io. No! Ho letto una tua cosa in 15 minuti ci hai ficcato così tanta merda, cazzo sei forte! E poi ce ne metto altra. Hai così tanta in testa? No, in testa ho solo buchi. Senti, va bene, ce l'hai. Wow, ok, leggimi che mi gira tutto! Hai dei fianchi bellissimi. Fa caldo, se vuoi mi spoglio. Ora mi chiedete se lei... Beh, ci mancherebbe che lei... È ovvio che lei... Oh. Senti, ti piacciono? Mi sembrano belle. Beh, se devo ancora un po' mi tolgo pure le mutande. Ma ti posso vomitare in faccia? Mi fa schifo! Come ti fa schifo? Tu fai schifo dopo! No! L'hai finita tutta? L'hai finita tutta, stronzo! L'hai finita tu! No, e tu non hai nemmeno portato da bere! Andiamo a vivere insieme, ti va? Le squadrine a Mosca sono diverse. A Petuschi sono tutto, sono degli angeli. Tu, Venicka, bevi davvero di merda. Io quando bevo, mi bevo tutta me stessa, lo capisci? Mi bevo le braccia, mi bevo le gambe, mi bevo tutta la testa. E bisognerebbe sempre bersi tutti senza pietà, senza pudore, così ci dimentichiamo che facciamo schifo. Andiamo a vivere insieme. Ti porto al nord di Mosca. Io lavoro alle centrali telefoniche, tu profumerai di vodka, sto arrivando. Andiamo a vivere insieme. Perché? Perché? Lo sai anche tu il perché, squilibrato. Venerdì prossimo te lo richiedo. Venerdì prossimo. Cremino. Questo è
Devi sbrigarti, devi fare presto, Venicica, devi sbrigarti. Io volevo vedere. Devi fare presto, devi sbrigarti, devi fare presto, Venicica, devi sbrigarti, devi fare presto. Devi sbrigarti, devi fare presto, Venicica, devi sbrigarti. Il matto dentro non lo fai domani. Devi sbrigarti, devi fare presto, devi sbrigarti. Devi fare presto, devi sbrigarti. Devi fare presto, devi sbrigarti. Devi sbrigarti, non vedi che parte, prego. Non vedi che parte, prego.